Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, facciamo un video parlando della nostra Juve e di tutto il casino del calciomercato e un po' di tutto. Allora, siamo tutti d'accordo che in questo calciomercato qua sarà uno dei calciomercato più pazzi degli ultimi 50 anni, non lo so. Insomma, non si capisce nulla. Però io, mettendo un po' le cose in ordine, è un puzzle, no? Allora, se voi vi ricordate, insomma, io ero partito tempo e tempo fa dicendovi della lite che c'è fra Agnelli e Elkan. Poi c'è stata il discusso esonero di Massimiliano Allegri. Paratici e Agnelli volevano Allegri, Elkan e Nedved non volevano Allegri. Hanno vinto gli Elkan, perché ormai anche la tifoseria si era un po' ribellata, eccetera eccetera. Comunque è stato esonerato per volere di Nedved e di Agnelli e di Ale e di Elkan. Doveva arrivare Guardiola, doveva arrivare Klopp, doveva arrivare tutto quello che volete. Alla fine è arrivato Sarri, che Sarri sappiamo benissimo, è inutile che ci giriamo intorno, non era la prima scelta della Juve. Campionato, comincia il calciomercato. Prendono prima ovviamente Sarri, poi comincia il vero e proprio calciomercato. Allora, ascoltatemi bene. Prima cessione, Spinazzola. Sarri era un giocatore voluto da Sarri, Spinazzola, e ve lo garantisco, però per questioni plusvalenza così è passata, e poi che plusvalenza abbiamo fatto, è stato ceduto. Altro giocatore che Sarri voleva era Cancelo. Sarri l'avrebbe tenuto. Sarri, per questione di plusvalenza e scambio con Danilo, più soldi, eccetera eccetera, Cancelo viene venduto. Viene venduto Ken, che per me è un errore, però viene venduto anche Ken. Sul mercato ci sono, a parte i Matuidi, Mandžukić, Rugani, quella gente lì, Paratici, chi sta cercando di vendere? Sta cercando di vendere Dybala, Higuain, Emre Can. Allora, io fino all'altro giorno mi faccio delle domande, dico: ma come mai la Juve vende Dybala, vende Emre Can, che non li ha ancora venduti, però pare che Dybala resta alla Juve solo se lui si rifiuta, perché sennò sarebbe già il Tottenham, se per quello, se non lo fermava Elkan. Allora io mi chiedo, no? Vogliono vendere Emre Can, vogliono vendere Dybala,
vogliono vendere Higuain, hanno venduto Spinazzola, hanno venduto Cancelo, hanno venduto Ken. E mi chiedo, perché? Qual è il motivo di tutto questo? Allora io adesso vi faccio una domanda a voi. Quali sono i giocatori che sarebbero stati ceduti se sulla panchina della Juve fosse rimasto Massimiliano Allegri? Allora, io quello che mi ricordo io sarebbero stati Ken, Cancelo, Spinazzola, Higuain, Dybala, Emre Can, Ni. Allora, mi chiedo, Massimiliano Allegri è stato mandato via da Agnelli a malincuore. Non voleva mandarlo via, infatti vi ricordate il funerale che ci piangevano tutti? Poi sento anche, mi sono dimenticato di dirvi prima, e sento che Sarri dichiara, quando gliel'hanno chiesto eccetera, che le sue richieste nella Juve non valgono niente. Questo l'ha dichiarato poco tempo fa, che non conta quello che pensa lui, ha dichiarato, no? Allora io non vorrei che Paratici e Agnelli stiano facendo un mercato che, in caso Sarri non dovesse andare bene i primi due mesi, non dovesse cominciare a vincere cose, io non vorrei che venga richiamato sulla panchina della Juve Massimiliano Allegri. Perché poi, oltretutto, vi faccio un'altra domanda: qual è il giocatore che in tutte queste amichevoli che sono state fatte è quello che ha figurato peggio di tutti? È Pjanic. E come mai Pjanic è sempre lì titolare, mai messo in discussione, mai messo sul mercato? Pjanic era il cocchetto di Allegri. De Sciglio, d'accordo che non lo vorrà nessuno, tutto quello che volete, ma non è stato messo neanche sul mercato, come Rugani. Rugani si sa che è sul mercato, De Sciglio no. De Sciglio non è stato mai messo sul mercato. Allora, io, siccome 2 più 2 fanno sempre 4, non sono 3, 2 più 2 sono 4. Io non ve la posso dire tutta, non ve la posso dire tutta. Siccome a me questa voce qua, io qualcosina, ripeto, io qualcosina l'avevo pensata, mi facevo delle domande. Poi, siccome non più tardi di ieri ho parlato con una persona che mi ha confermato, no, che mi ha confermato, che mi ha detto, senza che io gli dicessi niente, mi ha detto queste cose, allora io la sto pensando molto male la cosa. Io mi auguro che questa persona si sbagli, che io mi sbaglio. Ma se io devo mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, combaciano tutti.
dal primo all'ultimo. Allora, io adesso mi vorrei rivolgere alla società Juventus, a quelli in alto, no? Gli vorrei fare una domanda. Ma se a me mi ha detto queste cose, adesso ve la dico, me l'ha detto un dirigente della Juve, me le ha dette un dirigente della Juve queste cose qua, va bene? E non sono palle. Se le volete credere, le credete. Se non volete credere, non me ne frega un cazzo. Quindi alla Juve queste cose qua le sanno, o arriveranno a saperle, perché qui c'è qualcosa sotto. Qui c'è qualcosa sotto. Qui c'è qualcosa sotto che non sta funzionando come deve funzionare. Mettete insieme tutti i pezzi, tutti. Ricordatevi chi doveva cedere la Juve se restava Allegri. Guardate chi sta cedendo la Juve. I parametri zero lasciamo stare, perché quelli si sapevano di già. Si sapevano di già. Quindi facciamo 2 più 2. Spero che la società Juventus, Paratici, e anche tu Nedved, che ormai stai rompendo i coglioni anche te, perché è ora che cominci a pensare un po' alla Juventus invece di pensare a altre cazzate, mettete a posto questa situazione, perché che non sia mai che si verifichi una cazzata del genere, perché dopo sono cazzi proprio, ma dopo sono cazzi. Sarà un video provocazione, saremo troppo fantasiosi? Spero di sì. Però ragazzi, mettete insieme il puzzle e tutti i pezzi vanno dove devono andare. Io sono convinto che se Sarri non va bene, certo non alla prima o alla seconda partita, però per un mesetto, due cose, noi ci abbiamo quella paura lì. Io ho quella paura lì. E anche perché io non credo che Allegri non abbia ricevuto nessuna offerta. Non ci credo neanche se lo vedo. Anche se è sotto contratto, lui le offerte le può ricevere, le può accettare, può non accettarle. Ma qua quello che risulta è che Allegri non ha avuto nessuna offerta, e io non ci credo. E questa sarebbe la vendetta di Agnelli verso suo cugino, che non voleva più Allegri. Io l'ho buttata lì, sarà la più grossa puttanata mai sentita, ma parliamone. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Voglio i commenti sotto, voglio sapere cosa ne pensate. Ciao ragazzi, grazie.